Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Spero bene. Come promesso dal video precedente, oggi, da qui a Natale, andremo a fare delle creazioni appunto dedicate al periodo dell'anno, quindi il Natale, perché ormai so che tantissimi di voi hanno già fatto l'albero di Natale e non aspettano altro che decorazioni e idee di Natale, sia per la casa sia da regalare. Insomma, me l'avete scritto in tanti, quindi sono qui, pronta. Quindi non, bando alle ciance e andiamo subito a vedere cosa andremo a realizzare quest'oggi insieme. Come avete visto, avevo preso delle cosine a Io Creo la scorsa settimana e quindi oggi ho voluto iniziare utilizzando appunto una delle cosine che ho comprato e siamo andati a realizzare questo alberello fatto appunto di feltro con i fustellati che avevo preso. E l'ho fatto un po', alla mia maniera, quindi ho messo dentro, poi vedrete appunto, nel tutorial, un'anima, di metallo in modo tale che questo diventi un alberello, diciamo, da tavolo e quindi potete portarlo, oltre che in ufficio, magari, potete tranquillamente tenerlo in casa, metterlo insieme ad altri, magari di altri colori, nella tavola appunto per il pranzo di Natale oppure qua e là, sparpagliati per la casa. Io, come vi dico nel video, ho utilizzato appunto dei fustellati già pronti, ma ciò non toglie che voi potete tranquillamente prendere un foglio sempre di feltro del colore che più desiderate. Io appunto avevo le forme già pronte, ma voi potete utilizzare per prendere delle misure e fare magari fare dei cerchi pian pianino e farli magari un po' più graduati, che da più piccolo diventino più grandi, dei quadrati, dei triangoli, le forme che più insomma vi piacciono e poi andate a inserire in mezzo appunto delle palline di feltro e il gioco è fatto. Quindi io poi, come vi dico nel video, ho voluto farlo in versione diciamo da tavolo, ok? Ciò non toglie che voi al posto del filato che uso io, del filo di ferro, potete tranquillamente usare un filo anche di cotone un po' più grosso e potete poi fare la soletta sopra e quindi andare ad appenderlo. Quindi praticamente doppia, diciamo, doppio utilizzo. Io vi ho dato un'idea, poi come al solito poi potete sbizzarrirvi e farvela più come vi aggrada. Detto questo, non mi resta altro che lasciarvi al tutorial, ma come sempre dubbi, domande, richieste, qualcosa non è chiaro, potete scrivermi qui sotto, sempre qui sotto troverete vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, seguitemi sui vari social così rimaniamo in contatto. Condividete il video se vi piace, perché come vi dico sempre, a voi non costa nulla, ma per me è molto importante e non dimenticate di mettere i pollicini all'insù. E infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, dai che veramente mancano pochi 13.000 iscritti, ci tengo, e così poi il prossimo video festeggeremo insieme. Quindi vi lascio il tutorial e vi auguro una buona domenica. Un grandissimo bacione. Ciao, alla prossima! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci serviranno dei fustellati. Io, se vi ricordate, li ho comprati già pronti a Io Creo a Pordenone la scorsa settimana. Ovviamente, e se non li avete, non li trovate, non ci sono problemi. Potete tranquillamente prendere un foglio di feltro da 3 mm e fate le forme che più vi piacciono, da quelle semplici, dei semplici cerchi, potete fare un quadrato, potete fare un triangolo o altre forme che più vi piacciono. L'importante è che siano di 4 dimensioni diverse, perché come potete vedere c'è questa dimensione, questa, questa e questa, quindi 4 dimensioni diverse e per ogni dimensione ne servono due, quindi in totale servono 8, diciamo, fustellati. Poi servirà una stellina, anche questa appunto in feltro, e poi abbiamo delle palline sempre di feltro, 4 un pelino più piccoline e 4 un pochino più grandi, vanno bene anche se sono della stessa dimensione. Io userò questo filo qui, lo 0,64 mm, per appunto fare il wire ed è il solito filo che utilizzo nelle varie lavori che avete già visto precedentemente. Io uso questo e non uso un filo semplice normale perché voglio realizzare questo alberello in modo tale che stia, diciamo, su autonomamente, ok? Potete usare tranquillamente un filo, magari un po' spesso, e potete usare, quindi farlo diventare questo alberello anche un addobbo da appendere. Quindi il procedimento poi sarà lo stesso, solo che appunto io invece di utilizzare un filato, che poteva essere anche un filato di fili e forme o un filo anche un po' più spesso di cotone, utilizzerò questo qua. Quindi, e poi appunto serviranno le pinze per andare a lavorare un attimo la base di questo filato.
Per iniziare andiamo a tirare bene il filo e poi andarlo a tagliare. Allora, io questa prima parte qui ce l'ho leggermente un po' rovinata, quindi la taglio con questo, vedete? Utilizzo questa pinza qua, che anche il tronchesino può usare il tronchesino senza problemi. Taglio, saranno circa 25 cm, ma serviranno anche molti di meno, però mi tengo un po' più larga proprio per farmi, per lavorare meglio, ok? Quindi partiamo. Allora, io vado a fare la base, quindi vado a fare una specie di occhiello. Ok. Quindi ci troviamo così. E lo metto, aiutandomi scusate con l'altra pinza, in questa maniera. Adesso lo tiro, in modo tale che sia, che abbia questa base qui. Perché mi serve per bloccare il primo fustellato, quello più grande. Quindi mi infilo col fustellato, ok? E quindi sono in questa maniera qui. Aspettate che cerco di inquadrarvi bene. Ok? Io sono così. E questa viene bloccata in questa maniera, ok? Adesso andiamo a inserire con molta calma le palline. Se non riusciste a inserirle, perché magari appunto il filo è un pochino più grosso del solito, potete aiutarvi con un ago. Quindi diciamo bucate prima la pallina e poi pian pianino inserite l'ago. Io pian pianino sto cercando di entrare per farvi vedere il primo e poi bene o male il lavoro sarà uguale per tutti. Ecco fatto, vedete? Si è inserito. E quindi io mi metto così. Ci troviamo in questa, diciamo, situazione qua. Quindi, sempre con la base. Se volete anche essere più sicuri, potete mettere della colla a caldo e così proprio avete la base perfetta, che non scappa. Quindi ci troviamo. Fustellato più grande, pallina. Secondo fustellato grande. Ok. Andiamo a inserire di nuovo un'altra pallina. Ecco fatto. Adesso passiamo a quelli leggermente un po' più piccoli. Quindi praticamente andremo via via a inserire fustellato, pallina, fustellato fino ad arrivare a quello, diciamo all'ultimo. Andiamo quindi a inserire l'ultimo fustellato e l'ultima pallina. Allora, abbiamo praticamente quasi terminato, nel senso che adesso dobbiamo andare a mettere la stellina. Allora, come vedete si regge da solo, ovviamente adesso poi lo sistemiamo bene. Ovviamente, come vi ho detto prima, per lavorare meglio avevo tenuto il filo, il filo appunto di rame, l'ho tenuto un po' troppo, cioè più lungo proprio per lavorare al meglio. Adesso per andare a inserire la stellina, visto che comunque non deve essere inserita, cioè non deve oltrepassare il tutto, possiamo prendere le misure. Quindi noi metteremo la stellina che andrà così, ok? Quindi io posso tagliare circa 'poi al massimo si va a tagliare, in modo tale che comunque la stellina non deve semplicemente entrare per metà per andare a bloccare il tutto. Quindi mettersi qua e pian pianino si entra e si gira.
Se volete potete anche aiutarvi a tenere così e pian pianino, girando, inserite la stellina fino alla base, più vicina possibile appunto alla pallina. Ed ecco fatto. Adesso sistemiamo un pochino meglio, lo teniamo un po' più dritto, perché come vi ho detto appunto l'anima è in metallo, quindi l'alberello sta su da solo. Quindi lo raddrizziamo e praticamente il nostro alberellino è terminato. Ed ecco qui il nostro alberello che è praticamente finito. Una raccomandazione che vi dico, che vi avevo detto all'inizio, di mettere appunto un po' di colla a caldo qui sotto e ovviamente alla fine, dopo andrò a metterla anche nella parte della stellina in modo tale che non scappi via. Detto questo, ciò non toglie che voi possiate mettere appunto dopo aver inserito ogni pallina, un po' di colla a caldo in modo tale che i fustellati aderiscano meglio e quindi c'è un po' più di sicurezza in tutto l'alberello e soprattutto, vedete, in questo caso girano, ma mettendo la colla a caldo i fustellati stanno più fermi. Io quindi spero veramente che l'idea vi sia piaciuta e spero che la realizzerete anche voi. Fatemelo sapere, che ci tengo, sapete che ci tengo a vedere, a condividere insieme a voi quello che voi appunto create. E quindi, come sempre, insomma, avete visto, è molto semplice, ma se avete dubbi, domande, qualcosa non è chiaro, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link, trovami sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, seguitemi sui social, così rimaniamo sempre aggiornati. E se il video vi è piaciuto, tantissimi, tantissimi pollicini all'insù, condividete il video a più non posso, perché appunto, come vi dico, è abbastanza veramente semplice da realizzare questo bell'alberello. E in più a voi non costa niente, per me invece è molto importante per farmi conoscere. Ed infine, appunto, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, vi auguro una felice domenica. Un bacio, ciao!